Buongiorno seconda E e ben ritrovati ad entrambe le classi. Nella video lezione asincrona a distanza di quest'oggi, venerdì, vi propongo la lettura e il commento di un nuovo brano dell'Eneide. Proseguiamo nella nostra lettura del libro sesto del grande poema di Virgilio, leggendo un secondo importante episodio della discesa agli inferi del buon Enea. Se la volta scorsa ci siamo occupati dell'ingresso degli inferi e della descrizione, per così dire, delle prime parti dell'aldilà, quest'oggi siamo al capo esattamente opposto e vedremo Virgilio descrivere i cosiddetti campi Elisi, cioè quella parte dell'aldilà destinata, secondo i Romani, a coloro che durante la vita non hanno evidentemente meritato delle punizioni, ma al contrario si sono ben comportate e meritano dunque di essere premiate. Vedremo che poi in realtà ci sono anche altre anime, ma le scopriremo nel corso della lettura. Il riferimento di oggi sulla nostra antologia di epica è al testo T26, intitolato proprio I Campi Elisi, e che troverete sul libro alle pagine da 466 a 470, che vi invito ovviamente a studiare poi con attenzione. I versi del libro sesto che leggiamo quest'oggi vanno dal 637 all'853, sono dunque tratti dalla parte finale dello stesso libro del quale la volta scorsa, qualche giorno fa, abbiamo letto invece la parte iniziale. Il nostro libro in realtà non propone questi 200 e oltre versi, ne propone una selezione. Divide il brano in tre momenti, il primo intitolato Enea incontra Anchise, il secondo intitolato La celebrazione di Augusto e il terzo, brevissimo ma come vedremo molto importante, intitolato La missione di Roma. Dividiamo dunque questa lezione in tre momenti. Leggiamo e commentiamo ognuna di queste tre parti del brano insieme, a partire da pagina 466. La prima sequenza è intitolata Enea incontra Anchise. Già sapete che Anchise era il vecchio padre di Enea, nel frattempo, nel corso dell'Eneide, è venuto a mancare, ora il figlio incontrerà l'anima del suo vecchio padre direttamente nel mondo dei morti, e lo vediamo insieme. Infine, compiuto ciò, cioè completati i rituali, le cerimonie religiose del caso, fatta l'offerta alla dea, giunsero nei luoghi ridenti e tra l'amena verdura dei boschi delle anime felici e nelle sedi beate. Come sempre si tratta di traduzioni un po' vecchiotte, quelle proposte dal nostro libro, quindi qualche espressione in italiano ci suona un po' ostica. Vi ripropongo la lettura e faccio un po' di parafrasi. Infine, compiuto ciò, fatta l'offerta alla dea, giunsero, cioè Enea e la Sibilla che lo sta accompagnando, la sacerdotessa, nei luoghi ridenti, quindi luoghi belli, gradevoli, e tra l'amena verdura. Amena letteralmente significa bella, gradevole alla vista. Verdura assomiglia al termine attuale verdura, indica semplicemente un bosco, una vegetazione, un prato molto bello. Sono, dice al terzo verso, i boschi delle anime felici. Qui non ci sono i dannati, ci sono le anime per bene. Le cosiddette sedi beate, le sedi delle anime beate, premiate, felici. Eccole. Qui un etere più ampio riveste i campi di luce purpurea. Potremmo quasi dire che c'è una sorta di luce speciale che sta splendendo in questa zona. Un etere più ampio che riveste tutto con una luce purpurea, una luce quasi rossastra, violacea, del colore della porpora. Conoscono un loro sole e loro stelle. Sembra quasi un mondo sotterraneo, come già sappiamo, e a parte, con un proprio piccolo sole e delle proprie stelle, quindi un luogo bellissimo, felice. Cosa stanno facendo queste anime che Enea vede? Parte Etere
esercitano le membra in erbose palestre. Alcune dunque stanno facendo esercizio fisico, esercitano il proprio corpo, le proprie membra in palestre erbose, quindi all'aperto, camminando sull'erba. Gareggiano, fanno una gara fra di loro e lottano nella fulva sabbia e fanno ad esempio gare di lotta, di pugilato, di scontro nella sabbia fulva, quindi scura, di colore bruno. Parte ritmano coi piedi danze e intonano canti. Alcuni invece stanno o danzando o cantando. In sostanza, queste anime si stanno divertendo, stanno praticando gli stessi sport, le stesse arti che a loro piacevano nel corso della vita. Dunque, la palestra, l'attività fisica, la danza, il canto, sembrano quindi divertirsi in questo luogo. E il sacerdote di Tracia, che cosa indica questa perifrasi, questo giro di parole? Il sacerdote di Tracia, con questa espressione si indica Orfeo. Già nel mito greco, chi era Orfeo? Orfeo era considerato un po', per così dire, il primo grande poeta, cantante e suonatore. Il primo grande artista della storia, quasi come se fosse l'ispiratore di tutti i poeti successivi. Veniva dalla Tracia, quindi viene chiamato così il sacerdote di Tracia, in una lunga veste, quindi vestito in maniera elegante, fa risuonare in cadenza le sette gradazioni di suoni, no? Diremmo le sette note, sta cantando le sue belle canzoni in maniera gradevole, cadenzata, e ora le desta, le crea con le dita, ora con l'eburneo plettro. Eburneo vuol dire fatto d'avorio, il nome della materia, del materiale. Il plettro, sapete tutti cos'è, quello piccolo strumento che serve per suonare più facilmente la chitarra. Lui ovviamente sta suonando la cetra, la lira, l'antenato della nostra chitarra, uno strumento a corde, quindi ora canta, ora suona delle dolci melodie e realizza queste bellissime canzoni. Qui l'antica stirpe di Teucro, bellissima prole, magnanimi eroi nati in anni migliori. Ilo e Assaraco e Dardano, fondatore di Troia. Come vedete, le anime beate sono molto numerose. Spiccano all'inizio della narrazione, innanzitutto, l'anima del poeta Orfeo, e poi una sorta di genealogia, di stirpe. Cioè l'antica stirpe di Troia, sono in sostanza gli antenati degli attuali troiani, il fondatore di Troia, i suoi primi discendenti e così via. Lontano, Enea ammira le armi e i vuoti carri degli eroi. Enea evidentemente rimane stupefatto dalla bellezza di questo luogo, esattamente come la volta scorsa era rimasto impaurito dalla tremenda situazione che aveva visto all'ingresso degli inferi. Osserva con ammirazione da lontano le armi e i carri di questi eroi. Stanno confitte, cioè piantate, conficcate in terra le aste, cioè le lance da guerra, e pascolano sciolti, sparsi per la pianura, i loro cavalli. Quindi abbiamo degli antichi guerrieri che però non fanno la guerra, sono in un atteggiamento pacifico, le loro armi sono completamente inoffensive in questo momento, sono appoggiate per terra o piantate a terra, i loro cavalli da guerra non stanno attaccando il nemico, stanno pascolando tranquillamente nei campi. L'amore che ebbero da vivi per i carri e per le armi, la cura di pascere, no, di pascolare, di allevare splendenti cavalli, la stessa li segue sepolti. L'idea è questa, che in fondo, per i romani, la vita nell'aldilà sia nient'altro che una prosecuzione della vita nell'aldiquà, per così dire. Continuano a coltivare gli stessi hobby, gli stessi interessi, le stesse passioni, però con molta più serenità, con più tempo e con più tranquillità. Ed ecco, scorge altri a destra e a sinistra per l'erba banchettare, quindi sono dei banchetti, dei pranzi, delle feste in corso, e cantare in coro un lieto peana, peana indica un tipo di canzone, quindi una lieta canzone, tra un odoroso, profumato bosco d'alloro,
da dove nel mondo di sopra fluisce rigoglioso per la selva il fiume Eridano, o se preferite Eridano, accettandolo alla greca o alla latina. Il fiume Eridano di per sé è il Po, presente già nel mito greco. Qui c'è l'idea che ci sia una sorta di collegamento in più punti fra il mondo dei defunti, il mondo infero inferiore, e il mondo superiore, la terra dove viviamo noi gli esseri umani. Quindi si immagina che il fiume Eridano prosegua, per così dire, sottoterra. Qui a schiera, coloro che patirono ferite combattendo per la patria e i sacerdoti puri nella vita e i pii veggenti che dissero cose degne di Febo, cioè degne di Apollo, e coloro che nobilitarono la vita con la scoperta delle arti o si imposero all'altrui ricordo per i propri meriti, a tutti corona le tempie una nivea benda, cioè tutte queste anime, tutti questi spiriti hanno il capo, le tempie coronate, circondate da una benda, da una striscia di tessuto nivea, cioè del colore della neve, bianca, purissima. Dal verso 60 in poi c'è la figura retorica dell'elencazione, della enumerazione, c'è una sorta di lista di tutti coloro che si sono meritati questo destino così bello. Ve li ripropongo un attimo. Coloro che patirono ferite combattendo per la patria. In sostanza sono le anime di coloro che hanno lottato per difendere, ad esempio, la propria città in guerra. Poi ci sono le anime dei puri sacerdoti, i sacerdoti dei vari dei che si sono comportati bene in vita. I pii, voi sapete già il significato dell'aggettivo latino pius, veggenti, quasi profeti, indovini, che dissero cose degne di Apollo, che aveva il dono della profezia, e anche coloro che hanno nobilitato, che hanno reso bella, nobile, migliore la vita con la scoperta delle arti, quindi i grandi artisti, i grandi inventori, i grandi artigiani. Insomma, tutti coloro che si sono imposti nel ricordo degli altri, all'altrui ricordo, per i propri meriti. Qui comincia a esserci l'idea, che sarà poi evidentissima nella Divina Commedia di Dante, di una proporzionalità, per così dire, fra come ci si è comportati in vita e ciò che si otterrà come premio o come punizione dopo la morte. C'è quindi una distinzione piuttosto netta fra chi ha meritato e chi ha demeritato. E quindi tutti quanti hanno una sorta di benda bianca sulla testa, come dire, a simboleggiare il loro bene, la loro purezza. A loro, sparsi intorno, così parlò la Sibilla, eccola qui, colei che sta accompagnando Enea, la sacerdotessa cumana, la Sibilla, e parlò a Museo prima di tutti. Chi era Museo? Museo è un altro cantore, un altro grande poeta. La tradizione del mito greco racconta che fosse il primo allievo, il migliore discepolo, per dire così, del grande Orfeo, no? L'inventore della poesia di cui si è parlato prima. Prima di tutti. Infatti, la grande turba, questo gran numero di anime, lo tiene nel mezzo e lo ammira svettante con le alte spalle. Sembra quasi un po' più alto persino degli altri, a simboleggiare evidentemente la sua bravura artistica, l'eccellenza della sua poesia. Dite, anime felici, e tu, ottimo vate, cioè grande poeta, quale regione o quale luogo ospita Anchise? Non dimentichiamoci mai che l'obiettivo finale della visita di Enea agli inferi, della sua discesa nel mondo dei morti, è quella di incontrare per qualche istante l'anima del suo padre defunto, Anchise, per farsi profetizzare la sua missione futura. Quindi chiedono indicazioni quasi stradali, per così dire, dove potremo trovare l'anima di Anchise. Per lui venimmo e attraversammo i grandi fiumi dell'Erebo, cioè abbiamo superato tutti gli ostacoli precedenti, tutti i fiumi infernali, per arrivare a parlare con lui. A lei, brevemente, così le rispose l'eroe, quindi questo personaggio, Museo, risponde dando queste indicazioni. Nessuno ha stabile sede, dimoriamo, cioè viviamo, nei boschi ombrosi. Abitiamo i giacigli delle rive e i prati freschi di ruscelli. Ma voi, se desiderate questo di cuore, superate l'altura,
vi porrò su un agevole sentiero. Quindi Museo spiega che non è che le singole anime abbiano una casa, per così dire, nel mondo dei morti. Si muovono, vagano liberamente, felici in queste zone bellissime, no? In questi prati verdi, lungo questi fiumi. Disse così e si incamminava avanti e mostra dall'alto le pianure splendenti. Poi lasciano il crinale della cima, poi scendono. Il padre Anchise, nel cuore di una verde vallata, esaminava, considerando con attenzione le anime rinchiuse e pronte ad uscire alla luce superna, superna proprio da super, cioè del mondo di sopra, pronte a nascere, a venire al mondo, e passava appunto in rassegna l'intero numero dei suoi e i diletti nipoti e i fati e le fortune degli uomini e i costumi e le imprese. Qui una nuova elencazione. Curioso il modo in cui viene rappresentato Anchise. Anchise, che non è arrivato da molti giorni nel mondo dei morti, si sta un po' guardando intorno e contempla con grande cura, con grande partecipazione, lo spettacolo rappresentato da tutta una serie di anime che sono di fronte a lui, che aspettano di nascere. Ecco, questa è una particolarità. Nel mondo dei morti, secondo Virgilio, in questa sua descrizione, non ci sono semplicemente le anime dei morti, per l'appunto, delle persone del passato, ma ci sono anche le anime già nate del futuro che attendono però ancora di comparire sulla Terra, di venire al mondo. Lui fa tutto questo elenco, passava in rassegna questo gran numero dei suoi eredi, i suoi nipoti, gli uomini che verranno dopo di lui, e rimane chiaramente stupito da questa visione del futuro. Egli, cioè Anchise, quando vide Enea, che gli veniva incontro sul prato, protese commosso entrambe le mani, fa per abbracciarlo, ovviamente vede suo figlio felice, e lacrime scorsero dalle palpebre e la voce eruppe dalle labbra. Non gli sembra vero di rivedere finalmente suo figlio, no, Enea? E gli dice così: venisti infine, e la tua pietà, eccolo qua il termine pietas che ormai ben conoscete, desiderata dal padre, vinse il duro cammino, cioè il desiderio rispettoso, devoto che tu avevi di vedermi, ti ha portato a superare tutte le difficoltà del cammino, ce l'hai fatta arrivare fin qui. Posso, o figlio, guardarti in volto, ascoltare la nota voce e risponderti? Non ci crede quasi di avere suo figlio di fronte, è contento, è felice. Così certamente immaginavo e credevo che sarebbe avvenuto, contando i giorni, e l'ansia non mi trasse in inganno, anche se lo sentiva che prima o poi suo figlio sarebbe venuto a trovarlo, e ora è felice di trovarselo di fronte a sé. Portato per quali terre ed ampie distese del mare ti accolgo, travagliato, o figlio, da quali gravi pericoli? Quanto temetti che ti nuocesse, cioè che ti potesse essere dannoso, nocivo, il regno di Libia? Il regno di Libia, di per sé l'intero Nord Africa, ovviamente si fa riferimento a ciò che è successo a Cartagine con Didone, sapete bene di che cosa stiamo parlando. Ed egli: la tua mesta immagine, triste immagine, o padre, comparendomi così di frequente, mi spinse a dirigermi a queste soglie. Le navi, quindi le navi di Enea, le navi potremmo già quasi definirle romane, sostano nel Mar Tirreno. Concedi di stringerti la destra, concedi, cioè permettimelo, e non sottrarti all'abbraccio. Qui ovviamente il primo desiderio di Enea è quello di abbracciare suo padre, come farebbe qualunque figlio rivedendo l'anima del proprio padre defunto dopo tanto tempo. Così discorrendo, rigava il viso di largo pianto, quindi entrambi si commuovono, si mettono a piangere. Tre volte cercò di circondargli il collo con le braccia, tre volte, invano afferrata, l'immagine sfuggì dalle mani, pari ai lievi venti, simile ad un sogno alato.
Molto bella questa immagine, una sorta di microsimilitudine, per così dire, ve la ripropongo. Per tre volte, e qui torna la sacralità del numero tre nella mitologia greco-romana, anche questo è un dettaglio che già conoscete, tre volte cercò di circondargli il collo con le braccia, cioè di abbracciarlo, ma per tre volte inutilmente afferrata, l'immagine, potremmo quasi dire l'anima, il fantasma, il simulacro di suo padre, gli sfuggì dalle mani ad Enea. Sfugge dalle sue mani come un vento lieve, come un sogno alato. È una sorta di doppio paragone, di doppia similitudine, come potrebbe sfuggirci di mano un vento che è impalpabile o un sogno che vola via dalla nostra mente un istante dopo che ci siamo svegliati al mattino. Qui il nostro libro taglia una parte di questo brano, che effettivamente è molto lungo, la parte nella quale in sostanza Enea chiede a suo padre chi siano per l'appunto tutti quegli spiriti, tutte quelle anime che vede intorno a loro, e il padre ovviamente dà a lui una risposta. E in modo particolare si sofferma nel descrivergli una sorta di teoria che porta il nome di dottrina della metempsicosi, con termine greco antico. Metempsicosi fondamentalmente vuol dire reincarnazione. C'è questa idea che Virgilio propone che vi sia una sorta di ciclo inesauribile delle vite delle anime. È come se le anime nascessero e morissero in continuazione. Quindi intorno a sé, come dicevamo del resto già prima, non ci sono solo le anime delle persone già vissute in passato, ma anche le nuove anime di coloro che devono ancora venire alla luce e che stanno aspettando con impazienza per l'appunto il giorno della propria nascita. Questo evidentemente è un espediente narrativo, è un trucchetto che Virgilio utilizza per poter parlare non soltanto del passato, che del resto tutti conoscono, del presente che è evidente, ma anche del futuro. Fare una sorta di profezia, chiamiamola così, su quelli che sarebbero stati i grandi personaggi della storia romana. Ed effettivamente quest'ultima parte del libro VI dell'Eneide è una sorta di lunghissima carrellata di personaggi famosi della storia degli antichi romani, dalle origini, praticamente da Romolo, potremmo dire, fino ad Augusto, fino ai tempi in cui vive il nostro autore Virgilio, per l'appunto. Il nostro libro ovviamente non propone tutti questi personaggi, un elenco quasi sterminato, punta l'attenzione solamente su uno di essi, che non a caso è l'imperatore Augusto. Allora, voi ragazzi sapete già molto bene, l'abbiamo già detto e ridetto tante volte, che lo scrittore, il poeta Virgilio, vive nel primo secolo a.C. e compone il suo grande capolavoro, l'Eneide, approssimativamente fra il 30, 29 e il 19 a.C., cioè negli ultimi 10 anni della sua vita prima di morire. Nel corso di questo decennio, potremmo dire grosso modo gli anni dal 30 al 20 a.C., si è ormai affermata nella scena politica romana la supremazia di colui che prima si chiamava Ottaviano e che diventa imperatore con il nome di Augusto, il primo imperatore della storia imperiale romana. E come sapete, Ottaviano Augusto è colui che di fatto ha commissionato, ha richiesto ufficialmente la scrittura, la stesura dell'Eneide a Virgilio stesso. Quindi è evidente che prima o poi, all'interno dei 12 libri che compongono l'Eneide, ci dovesse essere da qualche parte una pagina nella quale Virgilio parla bene, esalta la figura del suo protettore, cioè dell'imperatore che gli ha chiesto di scrivere l'Eneide, la figura di Augusto. Ed ecco qui questa pagina. Si tratta in realtà di poche righe, però molto ben scritte, ben calibrate, che adesso vi propongo, sono la seconda parte del brano, la celebrazione di Augusto a pagina 468. Ascoltatele con attenzione. Ora, parla sempre Anchise, volgi qui gli occhi, esamina questa gente dei tuoi romani. Tuoi perché Enea è il loro antenato, romani perché qui si parla del futuro popolo romano. Quindi guarda con attenzione, le anime che vedi di fronte a te sono i futuri grandi romani. Qui è Cesare. E tutta la progenie, cioè la stirpe, la discendenza di Iulo, tuo figlio Iulo Ascanio, che verrà sotto l'ampia volta del cielo. Questo, eccolo qui, riga 791, questo è l'uomo che spesso ti senti promettere, quasi l'uomo della provvidenza, l'uomo del destino.
l'Augusto Cesare, cioè Ottaviano Augusto, Augusto, il primo imperatore, figlio del Divo. In latino col termine divus, che attenzione, è diverso da deus, che cosa si intende? Deus è un dio vero e proprio, come ad esempio, non so, potrebbe essere Giove oppure Mercurio e così via. Divus in latino, in italiano divo, è un essere umano divinizzato, cioè una persona che dopo la morte è stata trasformata in una divinità, è stata accolta in cielo sull'Olimpo. Si parla di Giulio Cesare. L'Augusto Cesare, cioè Ottaviano Augusto, è figlio del Divo, cioè figlio di Giulio Cesare che lo aveva adottato in punto di morte, colui che fonderà di nuovo, cioè che rifonderà, che riporterà sulla terra il secolo d'oro. Noi diremmo l'età dell'oro, l'età della felicità primordiale degli esseri umani, quello che i cristiani definirebbero il paradiso sulla terra, il paradiso terrestre, l'età dell'oro nel Lazio, per i campi regnati un tempo da Saturno. Qui ci si immagina che la zona del Lazio attuale un tempo fosse quasi patria, luogo d'elezione del dio Saturno, un dio primitivo, antico. Estenderà questo imperatore Augusto, estenderà l'impero romano sui Garamanti e sugli Indi, sulla terra che giace oltre le stelle, oltre le vie dell'anno e del sole, dove Atlante, portatore del cielo, volge sull'omero, cioè sulla spalla, la volta celeste, la volta del cielo, trapunta di stelle lucenti. Sono molto belli, molto poetici questi esampi che abbiamo appena letto, anche se solo in traduzione italiana. Li spiego in termini molto semplici. Tutti i nomi di questi popoli, di queste località geografiche, cosa stanno a indicare? Semplicemente questo, che l'impero romano sarà talmente vasto da ricoprire quasi tutta la terra anticamente conosciuta. Sta indicando i quattro punti cardinali, quelli che noi chiameremmo il nord, il sud, l'est e l'ovest. L'impero romano all'epoca di Augusto si espanderà praticamente fino agli estremi confini della terra. E aggiunge ancora, fin d'ora i regni del Caspio, ancora adesso c'è il Mar Caspio che porta questo nome, e la terra di Meozia rabbrividiscono all'avvento di lui per i responsi degli dei. Di nuovo si fa riferimento a parti lontane del mondo e si turbano trepidi gli sbocchi del Nilo, qui si va a sud in Egitto, dalle sette foci. Come vedete è una descrizione molto pomposa, molto solenne, molto retorica, ma il messaggio è molto semplice. Anchise sta dicendo al figlio Enea, caro Enea sei fortunato, vedi lì davanti a te, a poca distanza da te, l'anima di quello che sarà il fondatore dell'impero romano. Quindi, come tu, Enea, sarai il fondatore di quel piccolo popolo da cui fra secoli discenderanno i romani, lui sarà un po' la stessa cosa. Augusto sarà un rifondatore del popolo romano e lo porterà alla propria massima espansione e alla propria massima grandezza, trasformandolo da piccolo popolo in un grande impero. Capite cosa significa il fatto che l'Eneide sia un poema epico-celebrativo, vuole celebrare la grandezza politica, la forza di colui che l'Eneide l'ha voluta, cioè l'imperatore Augusto. Quindi attenzione a queste righe che sono molto importanti. Poi il nostro libro, o meglio, il libro ovviamente di Virgilio, l'Eneide, prosegue nell'elencazione di questi grandi personaggi della storia romana, e qui il nostro libro ne taglia nuovamente alcuni. E ci propone una terza ed ultima breve parte di questa lettura, breve ma assolutamente fondamentale. Chiudo dunque anch'io questa video lezione commentando con particolare rilievo questi pochissimi versi, ripeto, fondamentali, che trovate a pagina 469. Viene raccontata quella che il vostro libro definisce la missione di Roma, il compito storico dei romani antichi sulla terra. Eccolo con le parole di Anchise. Foggeranno, cioè lavoreranno altri, con maggiore eleganza spirante bronzo, cioè altri popoli saranno più bravi dei romani, ad esempio, a lavorare il bronzo, a fare delle statue, a fare delle opere d'arte, credo, di certo, e trarranno dal marmo vivi volti.
Pensate ad esempio alla bravura dei greci antichi nel realizzare delle statue, dei ritratti, dei busti di marmo, dei volti che sembrano vivi. Ripeto, ci saranno popoli più bravi dei romani a fare ad esempio i pittori, gli scultori, gli architetti. Patrocineranno meglio le cause e seguiranno con il compasso i percorsi del cielo e prediranno il corso degli astri. Ci saranno cioè altre popolazioni magari più brave a parlare in pubblico dei romani, più brave ad occuparsi del diritto, oppure più brave ad esempio a, lui dice, seguire con il compasso il cielo, noi diremmo occuparsi di astronomia o di astrologia e così via. Attenzione, qui è molto preciso Anchise, dice, i romani non è che saranno bravi a fare qualunque cosa, avranno delle loro prerogative. Ci sono popoli di artisti, ci sono popoli di studiosi, ci sono popoli di indovini. Qual è il compito di un romano vero? Qual è la sua vera missione storica? Eccola. Tu ricorda, o romano, di dominare le genti. Ricordati, o romano, di dominare le genti. Eccolo il compito dei romani. La missione di Roma, secondo Anchise, ovviamente secondo Virgilio e secondo Augusto, aggiungerei. Il compito storico dell'impero romano è quello di dominare le genti, unificare tutte le popolazioni della terra sotto un unico signore, in questo caso Augusto, sotto un'unica legge, quella espressa dal diritto romano, dominare le genti. E non solo, aggiunge, queste saranno le tue arti, stabilire norme, cioè regole, leggi alla pace, risparmiare i sottomessi e debellare i superbi. Molto bello questo verso 853 al quale ci fermiamo nella nostra lezione di oggi, ma anche per certi versi terribile. Ascoltiamolo parola per parola. Queste, caro Romano, saranno le tue arti, i tuoi compiti storici. Stabilire norme alla pace. Fissare delle leggi ben precise e noi diremmo portare la pace in tutto l'impero. Ma attenzione, non una pace da pacifisti, per così dire, una pace realizzata con le armi. Guardate come. Il tuo compito sarà, ultima riga, risparmiare i sottomessi. Cioè, se gli altri popoli accettano pacificamente di essere conquistati da te, tutto bene, avranno la pace subito e la riconoscenza dei romani. Ma anche quello, e qui è tremendo, di debellare i superbi, in latino debellare superbos, quasi stroncare nel sangue, con la forza, con la violenza, con le legioni, con l'esercito romano, quei popoli che invece non sono disposti a sottomettersi, ma al contrario si oppongono al dominio romano. Come a dire, Roma, secondo Augusto, secondo Virgilio, secondo Anchise, ha questo diritto supremo di supremazia sugli altri popoli. Se gli altri popoli si sottomettono, benissimo, entreranno pacificamente a far parte del dominio romano. Ma se viceversa non accettano di sottomettersi, peggio per loro. Roma ha comunque il diritto di schiacciarli, di controllarli anche con la forza e di pacificarli in questo modo. Nel commentare quest'ultimo verso mi viene in mente una frase famosa di un altro scrittore romano, lo studierete poi molto più in là nel triennio, un grandissimo storiografo, un grandissimo storico, si chiamava Tacito, che una volta, in maniera forse un po' provocatoria e polemica, fece dire a un personaggio di una sua opera storica una frase di questo tipo: "I romani hanno fatto un deserto e ora lo chiamano pace." Chiaramente si potrebbero fare molte considerazioni su questo punto di vista che Virgilio ci propone. L'idea che un popolo abbia una sorta di diritto divino a schiacciare gli altri popoli e a imporre loro la sua, fra virgolette, pace, è un'idea che poeticamente può sembrarci affascinante, ma che se ci pensate è estremamente pericolosa. C'è l'idea che esista un popolo, come dire, baciato dalla fortuna, premiato dagli dèi, che si sente o che è addirittura superiore rispetto agli altri. Capite che il passo verso il razzismo è molto breve se partiamo da queste premesse. Ci siamo? Vado a concludere, ragazzi. Abbiamo letto un brano famoso, giustamente famoso e molto importante,
Abbiamo letto il cuore dell'Eneide, cioè l'ultima pagina del libro centrale, il libro sesto dell'Eneide. Se noi aprissimo a metà fisicamente l'Eneide, la pagina che si aprirebbe di fronte ai nostri occhi sarebbe proprio stata quella che abbiamo letto quest'oggi. Ed evidentemente non è un caso se Virgilio pone proprio al centro del suo grande poema il messaggio di questo grande poema, l'interpretazione corretta da dare alla lettura di questo libro. È un libro evidentemente politico, legato all'attualità dell'epoca di Virgilio, Virgilio che scrisse l'Eneide nei primi anni in cui un nuovo signore era capo di Roma. Augusto aveva le idee molto chiare in mente e di fatto le fa raccontare al suo poeta di corte preferito, che per l'appunto è Virgilio. Ci fermiamo qui, ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione a questo video anche piuttosto lungo, ma come capite meritavo un commento piuttosto dettagliato. Mi raccomando, anche questa settimana, come già la settimana scorsa per il brano precedente, T24, uno studio attento del testo T26, I Canti Elisi, da pagina 466 fino a pagina 470 del nostro libro di Epica. Ci rivedremo per qualche ultimissima lezione di Epica nelle prossime settimane. Dalla prima passeremo alla seconda metà dell'Eneide, leggeremo solamente un paio di brani e ci concentreremo soprattutto sul dodicesimo ed ultimo libro dell'Eneide, dove dai viaggi si passerà alla guerra. Grazie ancora a tutti per l'attenzione e buona giornata a tutti quanti. Alla prossima!